Succede tutto in 6 minuti al Manzichiapoli, in Solidoro porta in vantaggio l'Ugento approfittando di una transizione firmata Maiolo e di una disattenzione di Leuci. Il Barletta arriva al pareggio grazie a un calcio di rigore procurato e trasformato da Varsi, il più in forma dei suoi. Nell'ultima tappa del 2019 arriva un 1-1 che non cambia la classifica delle due squadre, rispettivamente settima e sesta, e non muta le distanze dal quinto posto, a meno 3 dai biancorossi e meno 2 dal team salentino. In un pomeriggio condizionato dal forte vento, Tangorra e Oliva si affidano a moduli consolidati. Nel 4-3-3 di casa c'è Zorno terzino per lo squalificato Fanelli, nell'Ugento fiducia al 4-3-1-2 con Castria a supporto di Sciacca e Pardo. Pronti via ed è Varsi a provarci su punizione, destro a giro, alto di poco. Al quinto Maiolo chiede un rigore ma ottiene un cartellino giallo per simulazione. 3 minuti e ancora il numero 4 dell'Ugento è protagonista con un tiro dai 30 metri, Leuci non si lascia ingannare dal vento e trattiene in due tempi. Il Barletta ci prova con i piazzati, Pizzulli interviene su corner di Varsi ma manca il tocco davanti a Esposito. Al 21esimo chance biancorossa, break di Camporeale a centrocampo, Pignataro tocca per Varsi che serve ancora, Camporeale al limite, tiro di destro e volo di Esposito a deviare in angolo. Maiolo rischia il doppio giallo per un fallo su Camporeale, qualche minuto dopo è procida con un calcio di punizione tagliato da sinistra a sollecitare Esposito, bravo a deviare in corner. Al 40esimo è Camporeale invece a ciccare il destro al volo da pochi passi su ottimo invito di Pizzulli. Azione condizionata dal vento, come la successiva di Lamacchia che sbaglia il rinvio e favorisce l'idea di Maiolo, filtrante per Pardo che di prima intenzione in area colpisce il palo a Leuci battuto. La frazione si chiude con il Barletta in avanti, Pignataro fa da sponda su cross di Varsi da sinistra, procida calcia da pochi metri ma spara alto. Nel secondo tempo si riparte ancora con il vento a farla da padrone e a determinare schemi e traiettorie. Al sesto rallenta il tocco di Bonasia per Milella, agevola la ripartenza di Sciacca che appoggia per Maiolo, invito a destra per Solidoro che calcia di prima intenzione, supera un impreciso Leuci e firma lo 0-1. Anzi freddato che torna però a scaldarsi 6 minuti dopo. Lo scatenato Varsi va via tra due uomini a sinistra e viene steso in aria. Dal dischetto si presenta lo stesso numero 11 che segna ma si fa male calciando e di fatto non tornerà più in campo. Al suo posto spazio per Salamina, ultimo arrivato in organico, la manovra biancorossa ne risentirà. L'Ugento prova a rimettere la testa nella metà campo avversaria con Maiolo, il suo sinistro a giro sfiora il palo alla destra di Leuci. Ottima chance per Pignataro poco dopo la mezz'ora, su corner di Pizzulli il numero 9 è beffato dal vento e cicca il colpo di testa. Ancora Pignataro protagonista qualche minuto dopo quando inventa in sforbiciata sul rinvio di Martinez trasformato in assist dal vento ma non trova il tapin di Camporeale sul dischetto. L'ultima emozione della partita è al quarto di recupero, punizione di Sansò che Leuci trattiene in due tempi. Il 2019 di Barletta e Ugento sul campo si chiude con un pareggio, biancorossi a quota 22, salentini a 23. Nel nuovo anno sarà tempo di accelerare per credere nei playoff.